medicina rigenerativa in tricologia è una metodica che è costituita da diversi modi di lavorare sul paziente, che permette, come dice la parola stessa, di andare per quanto possibile a riattivare e quindi a rigenerare la cute, i follicoli e il capello del paziente. Si utilizza in tutte le tipologie di pazienti che siano nelle fasi iniziali dell'alopecia androgenetica. Non vale la pena di utilizzare la medicina rigenerativa quando il paziente oramai necessita di un trapianto, ad esempio, però è utile invece sia nella fase pre sia nella fase post del trapianto stesso. I metodi di medicina rigenerativa, le tecniche sono diverse. La più famosa e la più conosciuta è il PRP, plasma ricco in piastrine, poi abbiamo l'LPRF, il Rigenera e l'utilizzo delle cellule totipotenti del grasso per andare a rigenerare il tessuto. Il PRP, ad esempio, consiste nel prelievo di sangue, utilizzo dopo la centrifugazione del plasma ricco in fattori di crescita che viene reiniettato sul cuoio capelluto del paziente, nel caso specifico della tricologia, perché si usa anche in altre specialità, e va proprio nel tempo a riattivare quelle che sono le funzionalità cellulari. Poi abbiamo il Rigenera, che invece prevede l'utilizzo di un piccolo frustolo cutaneo che viene prelevato come per un esame bioptico, diciamo, sulla cute nella zona retroauricolare con una crema anestetica o in anestesia locale e viene separato da un'apparecchiatura specifica che lo riduce in frustoli che si miscelano con la fisiologica e che poi vengono sempre riiniettati sul cuoio capelluto. Nel caso invece delle staminali del grasso, sì, o meglio delle cellule totipotenti del grasso, si preleva appunto il grasso dalla zona addominale in anestesia locale, si centrifuga e si separa con una centrifuga apposita e viene poi riutilizzato e sempre reimmesso sul cuoio capelluto. Per il PRP sono necessari dei permessi di cui noi ovviamente siamo in possesso in relazione con l'ospedale di riferimento. I vantaggi del trattamento riguardano il fatto che ovviamente intervenendo nelle fasi precedenti ad un eventuale trapianto, che può essere considerata un po' la fase terminale di tutto quello che è il percorso tricologico di un paziente, è quello di poter allungare sempre di più i tempi, se è possibile, ed evitare il trapianto in modo troppo rapido e repentino, soprattutto nei pazienti giovani che si devono ancora stabilizzare. E poi fare in modo che il capello diventi più vitale, che abbia un aspetto più sano e che si possa anche avere un reinvoltimento in relazione a quella che era la risposta dell'organismo. Le complicanze e i rischi non esistono, nel senso che essendo tutto autologo e quindi proprio del proprio organismo, i problemi di rigetto non esistono. Chiaramente ci sono delle precauzioni, soprattutto legate alla sterilità dell'ambiente, parliamo sempre comunque di trattamenti che devono essere fatti nella più totale tranquillità per il paziente e anche per il medico. Ovviamente, nel caso il PRP è legato proprio al fatto, come dicevamo, di avere questi permessi specifici e poi per il paziente, è il paziente che deve essere valutato attentamente, ovvero sia non deve avere patologie autoimmuni, non deve avere problematiche che non siano conformi all'opportunità del trattamento.